Il progetto è di Frank Grimm. Questo tizio ha costruito un museo in Spagna e probabilmente anche altre cose, ma io ricordo solo una sua citazione. Quando tutti gli altri sono pronti per il finale, per me è solo l'inizio. Mi piace, Frank. Anche a me, campione. Ehi, papà. Sì. Tu ci credi in Dio? Dipende da come va il mese. Giusto. Ce l'avevi una ragazza quando avevi la mia età? Perché me lo chiedi? C'è una ragazza nella mia classe. Si chiama Shona. E credo di piacerle. Shona, eh? Io mi faccio in quattro per questa famiglia. Lavoro 70 ore a settimana in un ufficio per fare abbastanza soldi e permettere a te di stare a casa. E io lo apprezzo molto. Credi che sia facile lavorare a percentuale? Fare chiamate a freddo? Iniziare da una lavagna bianca ogni primo del mese o svegliarsi di notte con un peso sullo stomaco pregando Dio di chiudere un contratto? E tutto questo per dare a voi una vita tranquilla. Beh, se questo comporta perdersi una festa banale e passare per cattivo, allora è uno sforzo che faccio volentieri. Dan! Io sono più cazzuto di Iron Man. Non ti sei veramente paragonato ad Iron Man. L'ho sparata grossa, vero? Oh! Non riesco neanche a essere arrabbiata. Sei proprio uno stronzo certe volte. Certe volte? Oh. Vieni qui, Iron Man. Ascolta, draghetto. Più di 100 frammenti di rocce provenienti da luoghi famosi nel mondo sono incastonati nei muri della torre. Guarda, l'Alamo. Il castello di Edimburgo, il Taj Mahal e la grande muraglia, incredibile. Quella viene da quel palazzo di New York. Poco ma sicuro. Dove eravamo noi quando è successo? Noi? Tu non eri ancora nato. Un aereo si era schiantato sul World Trade Center. Si pensava a un incidente, fino al secondo aereo. Eravamo lì a guardare la televisione, nella sala conferenze, quando le torri sono cadute. Tu eri triste? Per le persone nelle torri, sì. Per i bambini come te che non avrebbero più rivisto i loro genitori. Devi ritornare al lavoro adesso. Sì. Devo. Sono uno che lavora molto, un guerriero che non fa prigionieri. Venga, ragazzi, fate suonare quella dannata campana! Per sentirmi Dio mi basta una scrivania, un telefono e un pollo da spennare. Nominerò il nuovo general manager fra 3 mesi. Uno di voi due avrà quel posto. Io sono più cazzuto di Iron Man. Non ti sei davvero paragonato ad Iron Man, vero? Buongiorno. Posso fare colazione, per favore? Ma lo smetti di stare al telefono? Devo andare.
La frase "questa casa non è un albergo" ti suona familiare? Sono Iron Man. Dammi i tuoi numeri. Sono a 150, Ed. Non ci siamo. Che succede? Sono preoccupata per Ryan. Lamenta una stanchezza cronica. Non avete mai notato questi sintomi? Stai andando sempre peggio. I clienti ti stanno mollando. Mi devo preoccupare? No, quel lavoro sarà mio, Ed. Ti sembra questa l'ora di arrivare? Siamo noi la tua famiglia. Scegli bene a chi dedicare il tuo tempo. Papà ha detto che veniva a prendermi. Se lo ha detto, allora sarà solo un po' in ritardo. Per caso stai cercando di rimpiazzarmi? Ci credi in Dio? Dipende dai giorni. Ti capisco. Rischi di perdere tutto. Ho già quello che mi serve. Papà non lo vedo spesso, ma so che lui per me ci sarà sempre. Never fade away. Oggi vi segnalo alcuni dei film drammatici più attesi per il 2017. Partiamo con Dunkirk, per la regia del grande Christopher Nolan. Ambientato nella Seconda Guerra Mondiale, racconta la grande evacuazione verso la Gran Bretagna durante la cosiddetta Battaglia di Francia di migliaia di soldati belgi, britannici e francesi bloccati sulle spiagge di Dunkirk dall'avanzata dell'esercito tedesco. Tra gli interpreti ci sono il bravissimo Tom Hardy, Kenneth Branagh e Cillian Murphy. Poi passiamo al genere drammatico, erotico, sentimentale, che verrà rappresentato da 50 sfumature di nero, cioè il secondo capitolo tratto dal bestseller di E.L. James, che vedrà il ritorno delle avventure amorose di Christian Grey e Anastasia Steele, ancora interpretati da Jamie Dornan e Dakota Johnson. E rivedremo Christian Grey che cercherà di persuadere la cauta ragazza a tornare nella sua vita, ma lei non sarà così facile da convincere se non con un nuovo accordo. Agli amanti del cinema italiano invece segnalo Fortunata, film di Sergio Castellitto, che ha scritto la sceneggiatura insieme alla moglie, Margherita Mazzantini. Protagonisti sono Stefano Accorsi e Jasmine Trinca, che interpreta una madre uscita da un matrimonio fallito e che vuole realizzare un solo sogno: raggiungere la propria indipendenza e il diritto alla felicità. Poi vedremo Entering Hands, la vera storia di Jack Unterweger, il prigioniero poeta, con Michael Fassbender, che interpreta questo serial killer morto suicida in carcere nel 1994. La sua vita è stata segnata da una doppia personalità: la vita pubblica di giornalista che aiutava la polizia ad indagare nel mondo della prostituzione e quella molto privata di assassino. E infine Gifted, una pellicola di Mark Webb con Chris Evans, che interpreta un giovane uomo che proverà a crescere la giovane e brillante figlia della sorella morta in un incidente. Bene, fatemi sapere quali andrete a vedere. Io vi aspetto come sempre al prossimo video. Ciao a tutti!